Un mese fa sono stata al mio primo concerto ed infatti ho registrato un vlog che vedete soltanto adesso perché ci sono state delle complicazioni. Ho deciso di postarvelo ugualmente, infatti questo è il mio primo vlog su YouTube. Il giorno in cui ho registrato questo video è stato il 28 luglio del 2022. Questo qui è l'outfit che ho deciso di indossare, perché mi segue su TikTok e sa che questi pantaloni sono di Amiol e anche il top. In realtà ho portato una baguette bag, quella nera, però ho deciso di portare questa così sono molto più comoda nel mettere tutte le cose che devo portare oggi. La lascerò in macchina perché poi non mi faranno entrare lo spray fissante o il power bank, quindi poi la lascio in macchina e porto semplicemente soltanto la borsetta. Comunque fatemi sapere se l'outfit vi piace. È stata una giornata abbastanza caotica, in quanto sono partita la mattina per andare a Catania. Questa è Eleonora Sigona. Your best friend. Ciao! Abbiamo preso i biglietti per la metro, eccoli qui, e stiamo aspettando la mia amica che arrivi. Siamo arrivati a Catania circa per le 11 del mattino, abbiamo preso la metro e siamo andati a fare un po' di shopping. Tra l'altro ho fatto anche shopping da Sub2 da quella giornata ed ho comprato un paio di occhiali che desideravo da tantissimo, che però non ho mai preso online, quindi quando li ho trovati in negozio ho detto li devo prendere per forza. Vi faccio una clip meglio per vederli e sono tipo i miei occhiali preferiti perché, boh, non lo so, sono semplici ma anche particolari per questi brillantini, quindi super approvati. Sono andata anche da Douglas, dove ho comprato il lip kit di Kylie, di cui vi parlavo nel video precedente. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. Ciao a tutti. Qua abbiamo fatto shopping. Hanno speso tutti i loro averi. Non finisce qua. Esatto. Infatti non finisce qui. Siamo nella metro, Alessia canta. E ora ci dirigiamo a pranzare dove? O McDonald's. McDonald's. Meno male, non il Mac. Dopo aver passato la mattinata tra i vari negozi, siamo andate a pranzo. Eravamo indecise sul dove pranzare, perché a me sarebbe piaciuto andare al Poké, però in realtà abbiamo optato poi per il Mac. Adesso siamo al McDonald's. Sorridete. Dopo aver pranzato, abbiamo fatto un altro giretto in via Etnea, molto tranquillo. Dopo averci controllato le borse, i biglietti, siamo finalmente entrate nella villa dove c'era uno spazio, una sorta di campo che io non avevo mai visto, molto molto grande, c'erano i diversi stand dell'acqua, del cibo, infatti poi ho preso lì un panino. Che sono andata a vedere il concerto dei Black Eyed Peas, sicuramente l'ho scritto sul titolo, quindi già l'avrete visto. Verso le 22 è finalmente iniziato il concerto, anche se il concerto sarebbe dovuto iniziare alle 21. È finito tipo alle 23:30, mezzanotte, quindi non è durato tantissimo. Poi ci è venuto a prendere mio padre, infatti c'è una clip di ritorno, io mi sono poi addormentata in macchina perché ero davvero stanchissima. È stata veramente una bella giornata che non dimenticherò perché mi sono divertita un sacco e sono anche felice che un gruppo internazionale abbia scelto una data vicino a casa mia, perché solitamente le vanno a scegliere molto lontano ed è magari anche difficile poter andare a vedere i gruppi o i cantanti in questione. Dato la mia stanchezza, mi sono lavata, ho fatto la mia skincare e sono subito andata a dormire dimenticandomi di registrare l'ultima clip. Quindi faccio questo video anche per salutarvi. Fatemi sapere che cosa ne pensate e vi ricordo anche di iscrivervi al canale, di mettere like e commentare se volete.
Vi ricordo anche che mi potrete trovare sia su Instagram che su TikTok. Vi lascio i link in bio e nulla. Ciao!